Settimana decisiva perché comunque tutto è ancora in ballo e quindi in questa gara ci sono tre punti fondamentali dove noi vogliamo cercare in tutti i modi di vincere, di chiudere comunque con una vittoria questa stagione e poi a fine partita vedremo un po' che scenari si saranno aperti, perché ripeto, domani può succedere di tutto. Al di là di quello che può succedere, dei risultati che ci saranno, insomma, si possono aprire tante situazioni. Noi dobbiamo scendere in campo con un unico obiettivo ed è quello di portare a casa i 3 punti, senza fare calcoli, senza pensare agli altri, dobbiamo solo pensare a noi stessi e chiudere questa stagione, ripeto, con una vittoria. Poi faremo tutte le valutazioni del caso. Allora, la solita settimana piena difficile, piena di contrattempi, quindi siamo abituati a perdere uomini piuttosto che recuperarli. Quindi abbiamo perso Matera per una distorsione alla caviglia. Ci sono altre situazioni da monitorare. Quindi è l'leitmotiv di questo girone di ritorno. Per quanto riguarda la seconda domanda, ne riparliamo domani sera. Purtroppo siamo arrivati in questo finale di stagione con tanti uomini non in perfetta condizione, quindi naturalmente danno la disponibilità per quello che possono darla, e cercando di dare il massimo delle loro possibilità. Quindi devo essere bravo a naturalmente scegliere chi può dare qualcosina dall'inizio e naturalmente poi conservarmi qualche cambio per la partita, che ti ripeto, non abbiamo grandissime alternative, soprattutto non c'è in alcuni elementi una condizione accettabile. Ma queste sono cose che ci diciamo da mesi, non da ieri. La squadra dal primo giorno in cui sono arrivato sa che la tecnica è importante, che la tattica è importante, ma ci sono delle caratteristiche che noi non possiamo lasciare a casa e che quando le abbiamo messe in campo abbiamo fatto grandi risultati. Volente o nolente, in questo girone di ritorno non siamo stati capaci di metterle in pratica sempre e quindi ci siamo sicuramente messi in una posizione di grande difficoltà. I ragazzi sono molto consapevoli del momento che stanno vivendo, della situazione e dell'importanza comunque di questa gara e quindi mi auguro che domani riescano veramente a riuscire a dare il massimo delle loro possibilità, perché è indubbio che questa è una squadra, un gruppo che non può avere 43 punti. Però se le abbiamo vuol dire che delle difficoltà le abbiamo trovate, non siamo stati in grado nessuno di noi di risolverle, però domani abbiamo comunque una grande opportunità di chiudere questa stagione con una vittoria e poi vedremo gli altri risultati. No, io naturalmente prendendo in mano una squadra in grande difficoltà, non dimentichiamo che la squadra era, mi sembra, terz'ultima o quart'ultima con 8 punti in 9 partite, quindi ero consapevole di affrontare comunque un'avventura non semplice, che mi avrebbe portato comunque ad affrontare momenti di difficoltà. Io credo che noi siamo stati bravi tutti, quando dico tutti, dico tutti, tutte le componenti, dall'ambiente, dalla società, dal direttore sportivo, ai calciatori, naturalmente allo staff tecnico, fino alla fine, diciamo, alla prima giornata del girone di andata, quindi dalla gara col Pescara. Dall'anno nuovo naturalmente si sono innescate delle dinamiche naturalmente che hanno fatto sì che questa squadra non riuscisse a rendere per quello che poteva, va bene? In generale, senza dare responsabilità a nessuno. E quindi, ripeto, domani abbiamo l'opportunità di chiudere, abbiamo il dovere di chiudere bene e poi faremo, ripeto, tutte le valutazioni del caso. Adesso credo che sia prematuro, il mio unico pensiero è orientato solo alla gara di domani. Le mie valutazioni in questo momento non servono a niente. Io sono per il mestiere che faccio e per il ruolo che ho è quello di concentrarmi esclusivamente sul lavoro sulla squadra, sul lavorare naturalmente sul mettere in campo una squadra che riesca a fare delle prestazioni più che sufficienti, se non ottime, e quindi ottenere risultati. Tutte le altre cose, ripeto, non, in questo momento contano zero. Ti rispondo come risposta ai tuoi colleghi, non è il momento adesso di fare questo tipo di analisi, va bene? Ci sarebbe tanto da parlare, tanto da dire e non è il momento. Guarda, ne approfitto di questa tua domanda come ho detto anche domenica dopo la gara, io credo che domani, al di là che ognuno di noi si aspettava un girone di ritorno diverso,
Mai come domani noi abbiamo bisogno veramente dell'aiuto di tutti, perché purtroppo questo gruppo, questa squadra ha dimostrato di non reggere certe pressioni e che ha bisogno dell'appoggio incondizionato, come comunque i tifosi hanno sempre fatto nei 95 minuti. Poi alla fine si accetta tutto, l'abbiamo sempre fatto, ma nei 95 minuti, mai come domani, abbiamo bisogno dell'appoggio di tutto lo stadio, perché una squadra comunque che viene da un momento di grandissima difficoltà ha bisogno di sapere che può anche sbagliare qualcosina, come è successo nei due mesi nel momento in cui io sono arrivato, che la squadra sapeva che poteva sbagliare qualcosina, che gli veniva perdonato. E quindi domani abbiamo bisogno di questo, dell'appoggio dei nostri tifosi, di mettere da parte, come ho detto, un attimo l'ascia di guerra. Dobbiamo cercare di portare a casa questi tre punti e poi, ripeto, ognuno è libero di esprimere le proprie emozioni.